Ciao, sono Chris. Welcome, benvenuti a Miami. Ho approfittato del Thanksgiving Day, del giorno del ringraziamento americano, per prendere un biglietto e volare nel sud della Florida. Il sud della Florida è un posto che conosco abbastanza bene da più di 10 anni. Ho degli amici e ogni anno cerco di ritagliarmi almeno un paio di giorni, come in questo caso, a volte un po' di più, per passare del tempo qui. È un posto in cui mi trovo benissimo. E quindi ho deciso che passerò un paio di giorni tra Miami e Miami Beach. Parto proprio da qui, dalla differenza tra Miami e Miami Beach. Spesso vengono o raggruppate o confuse l'una con l'altra. Miami è la città classica, con zone residenziali, un downtown, diversi quartieri, quindi Brickell piuttosto che Midtown, piuttosto che Wynwood, piuttosto che il Design District. Ci sono diversi quartieri e affaccia sulla baia. Ci sono dei ponti che collegano Miami Downtown a Miami Beach. Miami è divisa a North e South. South, dove è il cuore vero di Miami Beach, la famosa South Beach. Mi trovo nel quartiere di Wynwood, è un posto speciale, come questo alle mie spalle. Nel corso degli anni questa zona è diventata molto cool, piena di ristoranti, piena di negozi, piena di posti molto molto particolari. Miami e Miami Beach hanno più di 100 anni, poco più di 100 anni. Prima è nata Miami,
fondata con poche centinaia di abitanti e praticamente senza grosse opportunità. E un giorno arrivò Mr. Miami Beach, un certo signor Fisher. Il signor Fisher vide in Miami, in Miami Beach, delle grossissime opportunità. Era un imprenditore e decise di investire per portare la ferrovia e il treno a Miami. E poi comprò le terre di Miami Beach. Successivamente decise di fare dei progetti per isole artificiali che potessero essere un collegamento tra la città di Miami e la città di Miami Beach. Da lì sono nate le Venetians, Hibiscus Island e Star Island, dove oggi si trovano tutte le ville milionarie dei VIP. Wow! Thank you.
Take care, stay safe.